Buongiorno, buongiorno a tutte amiche e amici. Io oggi andrò a fare delle crauti in padella in agrodolce. Ora vi dico gli ingredienti. Questo è un cavolo vecchio che ho tagliato tutto a striscioline. Poi mi occorre mezza cipolla, del peperoncino, il sale, mezzo bicchiere di aceto, poi l'olio che ora lo prendo, olio extravergine d'olivo. Ecco qua, olio extravergine d'olivo. Andiamo ai fornelli. Mettiamo l'olio. Mettiamo la verza lavata e scolata. Mettiamo la cipolla. Tagliata grossolanamente, non occorre farla a striscioline fine fine. Mettiamo il peperoncino, a chi piace, mette il peperoncino o il pepe. Mescoliamo, poi aggiungiamo l'acqua. Usiamo acqua fredda. Si lascia cuocere. A metà cottura si aggiunge l'aceto e un pochino di zucchero. Ora si copre con il coperchio e il vapore acqueo farà cuocere la verza. La verza, i crauti, scusate.
aspettiamo. Allora, qui hanno preso il bollore, come vedete si sono ritirati parecchio e io ora abbasso la fiamma perché era alta. Ecco, l'ho abbassata al minimo. A questo punto posso mettere già l'aceto e lo zucchero. Rialzo la fiamma, metto l'aceto, lo lascio evaporare. Dopo si riabbassa la fiamma, una volta evaporato l'alcol. Aggiungo un cucchiaino di zucchero, un pochetto, lasciamo evaporare l'alcol. Lasciando la fiamma alta, per il momento. L'acqua, come vedete, si sta asciugando bene bene. Poi l'assaggio per sentire il punto di cottura. Prendo la forchetta, ancora altri 5 minuti. Sono belli piccantini. L'acqua è evaporato. Ora si abbassa un po' la fiamma, si finisce la cottura, mettendo il coperchio. Allora, la mia ricetta è terminata. Ecco qua i miei crauti in agrodolce. Sono buonissimi, c'è un profumino. E vi consiglio di fare questo piatto se ancora non l'avete fatto. È una ricetta semplice e veloce, si fa in pochi minuti. Ok, per oggi è tutto. Io vi saluto e vi dico a tutti, vi do una buona giornata e arrivederci alla prossima. Ciao.